ti potresti coccolare oltre a dover pensare alla tua vita. Hanno pensato a tutto. Di mamma mia. Però è una di quelle cose che... No, non è vero. È sbagliato. Sa di carboidrati puri. Anzi, l'odore minacciava peggio. Quello orribile, cioè proprio chimico. Buongiorno! Sto paccone qua è la nostra razione francese. Il menù numero 9. Dietro alla razione c'è scritto cosa c'è dentro. Però io non voglio leggere la sorpresa, capito? Ecco qua, ammazza quanta roba. Porca vacca. Ci abbiamo veramente un sacco di pacchettini, bevande. Ammazza, oh. Guarda. Cioè, ferma tutto. Ma guarda anche l'attenzione per le grafiche. Con le forchette pulite, il sale e il pepe. Un sacco di roba. Noi dobbiamo trovare tra tutta questa roba. Ah, c'hanno pure il loro fornelletto. Dobbiamo trovare la colazione. Quindi inventamosi una colazione. Ora tu mi dici chi è questo simpatico figuro. Lui Maison Larzu. Io non so chi sia quest'uomo, ma Wish Chef c'è scritto. Wish Chef. C'è letteralmente troppa roba. Quindi anche solo scegliere la colazione è complicato. Credo che sia tra quelle che abbiamo aperto fino ad oggi quella più da comfort. Senti veramente che ti potresti coccolare oltre a dover pensare alla tua vita. Troppa roba. I biscotti Army Biscuits. Proprio, cioè, nel senso, pannacce in guerra. Di campagna. Ma di campagna intende proprio cioè da campagna militare. De campagna è usato come sinonimo di armi. Intende da guerra. È tutto pensato da guerra. Perché il nome di questo fa pensare sì. Combat Fuel. Cioè proprio, nel senso, la tua energia da battaglia. Ok. Tipo questo no, vedi. Cioè ci sta il tipo che fa piscina, il tipo che corre. È un pacchettino da Decathlon. Altre cose invece sono proprio studiate esattamente per quella funzione militare. Stacce. Allora, prima di tutto, appunto, abbiamo i muesli. Quindi facciamo i muesli. E eccoli qua. Sono loro. Ci mettiamo l'acqua. Non siamo matti, eh. C'era scritto aggiungere l'acqua e mischiare, quindi ho aggiunto l'acqua, ho mischiato e adesso eccoli qua. La botta del zucchero. Sono proprio quelli di Decathlon, i bustoni di cibo già pronto di Decathlon, che non è solo muesli. Quando mischi, sotto la base c'hanno pure una polverina, che sono tutti nutrienti, sapori aggiunti in polvere, schifezze varie. E alla fine c'hai la carica per affrontare un esercito di rinoceronti. E vince. Da bere tu non sai quanta roba possiamo scegliere. Ci abbiamo tipi diversi di tè, alla menta, ai frutti rossi, il cacao, il caffè. Senti veramente di stare bene. Noi ci facciamo il cacao. Meno buono del ciobar, però a livello di roba già pronta. Allora, i biscotti. Questa è una cosa simpatica perché ce l'hai di tre tipi. Al sale, ai quattro cereali e pure al cacao. Te l'ho fatto dire al contrario, però hai capito. Sono molto carini, sai. Sì, però adesso sembra proprio la box quella che ti vuole proprio bene. Intanto ci mettiamo la marmellata di albicocche Andros. Un saluto a Intail. Guarda che carini. Cioè, abbiamo mangiato in bed and breakfast peggiori. Non so di nulla. Proprio buco nero. Però non per forza è un... Ma è tornato il sale, mo. Questi sono quelli al sale, è vero. Ti posso dire, francesi... Per adesso stanno battendo male l'Italia, eh. Abbiamo anche un torroncino alle mandorle e frutta. O vediamo com'è. Che è carinissimo. Candido. Ci sono buone possibilità che la razione francese sia la migliore. E buon pranzo! Allora, ti espongo il pranzo perché l'abbiamo scelto col gabbo. Ci abbiamo una cassoulet supérieure au canard, un patè, biscotti al sale perché ci mettiamo il patè sopra, e dolcini. Più il fornelletto francese che ti farei notare quanto è professionale rispetto agli altri. A parte che, guarda che roba, ti sposto. Praticamente sto fornelletto è fatto per essere... sempre piegato come gli altri. Pasticca dentro, fiammiferi. Fiammiferi con la Torre Eiffel, farei notare, proprio di na 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 della patrie. E questo affarino qui. Questo affarino qui è fatto in modo che tu lo agganci intorno alla scatoletta e senza scottarti lo puoi togliere dal fuoco. Cioè non... Boh, nel senso non è una razione militare, è proprio... Cioè io ci potrei vivere così. Hanno pensato a tutto. A quel punto metti il fiammifero là dentro, solleviamo la cassoulet un minimo e questo simpatico aggeggino. Fatto. O addirittura c'è il sacchetto della mondezza con il filetto per chiudere... Mamma mia, precisi, belli. Della cassoulet non ti ho detto che è famosa perché è questo, sta roba gigante, anche scarti nella tradizione francese, con come ingrediente principale i fagioli bianchi, che ti possono ricordare la razione spagnola, però siamo europei. L'altra cosa bella invece è questo, il pâté de cerf à l'armagnac, che è pâté, indovina Gabbo, de cervo.
Di solito si mangia in delle terrine, si prende proprio come noi mangiamo il patè d'olive sulle bruschette, stessa cosa. Ti arrivano in campagna queste terrine di mamma mia. È proprio pappa di cane. Ma pure il profumo, ma lo senti, capo? Tieni. Ma alla fine... Ah sì, è piacevole. Basta in guerra, te lo mangi, è cervo. C'hai il gusto e l'olfatto silurati. Mentre si riscalda, ne prendiamo un po', lo mettiamo su un cracker e assaggiamo. Sembra un salame spalmabile andato a male, è terribile. Intanto è pronta la cassola, mamma mia. Eccoci qua. Oh, il salsiccione intero davvero. Il profumo era molto più invitante nella razione spagnola. Molto rude, anche un po' salmastro e acido. Non è particolarmente buono, anche questo senti che è molto sostanzioso. La salsiccia in particolare sembra proprio un wurstel cotto troppo. È un po' un'amalgama di carne. No. I fagioli ti fanno venire voglia di continuare a mangiare. Proprio i fagioli in scatola da universitario mangiati così col cucchiaio, violenti. Però per adesso a gusto battuta totalmente dalla razione spagnola. Ma ci sono pure le pilloline per purificare l'acqua e gli stuzzicadenti. Qua cioccolata, barrettina e come si dice gelatina di frutta, l'albicocca. Il cioccolato è cioccolato al 65% con tutte le certificazioni, nessun sfruttamento. Il cioccolato vero, non è qualcosa di schifoso spacciato per cioccolato. Ma te ci pensi, cioè, stai in guerra, quanto è importante sentirti a casa. Ho scartato la gelatina di frutta, c'è più zucchero che zucchero. Questa la mangi e muori. Correndo, velocissimo, ma muori. È proprio una tufura, è una tufura gigante. Vabbè, mo noi ci vediamo a cena. La reazione francese è quella che ti vuole far sentire a casa comunque, proprio è lei. Tiè, qua abbiamo la cena e mo ridiamo. Ci è avanzata così tanta roba che manco credo la mangeremo tutta. Qui ci sta una bevanda isotonica, assaggiamola. Qua ci sta un minestrone. Qua il riso alla creola, maiale ananas. E ancora due barrette da combattimento. E formaggio di capra spalmabile. Più un pacchettino mignon de salviettine. Cioè, delicatissimi. Quindi intanto ci prepariamo la bevanda che si sta spreggiando un odore di frutta e chimica. Guarda il colore, sembra il Tevere. Pare sudore di frutta, pare. Però, mentre scaldiamo l'acqua per il minestrone, prepariamo il riso alla creola. Con delle immagini che non c'entrano niente con il riso alla creola. E lo mettiamo qua. Che dici, ti ispira, Gabbo? No, c'è l'ananas. Ah, per quello non ti ispira? Sì. Non perché pare il boss finale di un Final Fantasy? No. Mentre aspettiamo che si riscaldi, formaggio di capra. Vediamo un po' com'è dentro. Vabbè. Omogenizzato. Vediamo un po', lo mettiamo qui, c'ha vita propria, non si vuole far spalmare. Sa sempre di formaggio finto, come quello spray americano che abbiamo assaggiato ieri. Però è una di quelle cose che... No, non è vero. Stavo per dire una di quelle cose che mi mangerei in una situazione estrema, poi mi è tornato indietro... Vabbè, sì, la mangerei in una situazione estrema, però la renderei la situazione ancora più estrema. Sai cosa? È che ti pizzica tanto in gola, ma non è un pizzicare piacevole tipo piccante, eh? È sbagliato. Eppure... È una di quelle cose sbagliate che... Aspetta, eh. Sì, non mi piace ma continuerei a mangiarlo, non te so spiegare perché, masochismo. Il riso si è scaldato, mamma mia mi sta ancora pizzicando la gola. Ho mangiato pure un altro cracker dopo col formaggio di capra, intanto off camera. È proprio strano, era cattivo e irresistibile. Tipo Jafar. Ne prendiamo un po'. Stranamente piacevole, stavo a rompere tutto. È un sacco zuccherato, è un agrodolce che però tende al dolciastro. Senti molto più l'ananas che il maiale. La carne non c'ha quasi sapore. Ecco, vedi, tocco le carne. Ma non la senti veramente, non è grassa, non è saporita, non ha corposità, non è nulla, è melma. Però guarda, me ne mangerei un po'. Cosa stiamo diventando, Gabbo? Poi il fatto che sia compattato, certo, non ti fa venire fame. Ma solito discorso, in una situazione bla bla bla, beh, oh. Beh, a noi ci manca il minestrone ancora. Eccoci qua, col nostro minestrone che sa tantissimo di lenticchie e pomodoro. Guardiamo dentro. Ah, ci sono pure gli anellini, ma che carini. E non chiedermi perché lo stiamo facendo in tazza, ma abbiamo lavato un sacco di roba a germolino, quindi non mi va di sprecare nient'altro. Guarda i piselli, si sono idratati subito. Guarda il pomodoro. Una volta sciolto il pomodoro fa proprio zuppone. Vediamo il sapore. Oh, caldo, il sapore è caldo. Ma ci hanno messo lo zucchero pure qua, che cosa? Bolempe. Ma sai, Gabbo, che pure questo è bello. Sentite una bella spinta carica. Il problema è che tutte queste cose sanno proprio di
industriale. Senti proprio il sapore della ciminiera con i fumi chimici, capito? Però anche in questo caso, rispetto alle altre razioni, la razione francese sembra proprio volerti ricordare tua nonna francese che ti aspetta a Bruges. Torna vivo dalla guerra, figlio mio. E buongiorno! Oggi abbiamo la razione americana. La cosa divertente delle razioni americane è che sono, non so effettivamente quante, io sono arrivato a 45, mi sembra, a contare. Ogni tipo di razione è numerata, questa è la numero 3, la beef ravioli in meat sauce. Va bene. Ci siamo. E ho già visto una cosa troppo bella. È bellissima! Guarda, il mini tabasco. Allora, noi ovviamente dobbiamo organizzarci la giornata, quindi vediamo cosa possiamo mangiare per colazione. Abbiamo la bustina autoriscaldante, un punch alla frutta, marshmallow al caramello. No, mi sa che sono le barrette dolci al marshmallow al caramello. Formaggio spalmabile, kit di prima necessità, Italian breadstick, ma non sono i grissini, ma è molle. Questo cartoncino, che credo sia il porta ravioli, cioè una volta li riscaldi li mangi da qua dentro così non ti scotti. Le M&M's, ogni nazione giustamente ci mette dentro anche beni che ricordino un po' casa, eh. Magari è buffo che a noi casa è la macedonia di frutta, la barretta di cioccolato, tipo ciobar, invece loro hanno lo snecchino super zuccheroso. E poi lei. E loro, naturalmente, che sono i beef ravioli. In prospettiva, al futuro. Una cosa, cucchiaio, una cosa che mi ha fatto, che mi è dispiaciuta, ma però anche sfiga, è che un sacco di conoscenze mi hanno raccontato che nell'esercito americano si spaccavano dei Twinkies, quelle merendine. Ne avrei voluta trovare uno dentro. Cioè, era proprio, tipo analisi sociale. Iniziamo dalla colazione. Ho tirato fuori due cose che ci possono servire. Che è questo? Carta? Ah, sono tovaglioli. Tovaglioli. Non pensavo fossero tovaglioli perché qua ho visto servietta umida. Umida. Sopra ci stanno scritte le istruzioni che ti dicono come prepararlo dopo aver purificato l'acqua. Qua ti dice anche quanto preciso della borraccia ci devi mettere dentro in termini di acqua. E adesso a Kansas City, i Giannas Brothers. Proprio loro. Vediamo com'è dentro. Rosa. Quanto rosa. C'ho un po' paura che... Sono le candele, è una Yankee Candle alla fragola. Acqua. Ale direbbe shaky shaky. Mamma mia che colore poco invitante. Stranamente gustoso, sa di carboidrati puri. Non so se hai presente il gusto di carboidrato, ma è proprio carboidrato e elettrolito. Non so perché lo sto dicendo con questa voce, probabilmente mi ha sciolto le corde vocali. Ci abbiamo i nostri M&M's al cioccolato al latte. Vabbè, di che devono sapere, sono M&M's? A cioccolato al latte e li vorrò per sempre bene, nonostante i 6 milioni di coloranti. Giorni di fuoco al mulino, stiamo devastatissimi. L'unica gioia è quella, guarda. FIFA 23, non FC. FIFA 23, campagna col Palermo dalla Serie B alla Champions con Neviolo stirato come allenatore. Allora, siamo arrivati al pranzo. Per pranzo mangiamo quello che non mangeremo a cena, cioè questo. Barretta, caramello salato e marshmallow. Come si dice? Crispa, croccante, come... c'è una parola bella per... quello. E poi Italian breadsticks, che... breadsticks sono i grissini. Ti pare ci possono stare grissini qua dentro? Cominciamo proprio con i breadsticks, che... Se un cane alimentato per un anno a cibo in scatola con un tappo all'improvviso dopo un anno di questa dieta vedesse estrarsi all'improvviso il suddetto tappo, emetterebbe qualcosa vagamente riconducibile a questo profumo. Questa sinfonia di rosmarino e quasi curry, origano atomico e peli di anziano. Assaggio. Porco che è morbidissimo. Si sente tantissimo sto origano, proprio origano. Per il resto sembra solo pane andato a male, ma ancora troppo, quindi mangiabile. Diciamo che l'odore prometteva peggio. Anzi, l'odore minacciava peggio. Vabbè. Il dolce. Vediamo un po' che è sto marshmallow croccante. Ah. Beh, l'odore è quello della barretta. Come si chiama quella della Kellogg's al miele, capo? Dai, come si chiama? Tipo Cereal X. Non c'è presente. Io sono quelle proteiche al cocco, prendo. Come una barretta proteica al cocco è andata ma a ma non ci provo nemmeno. Ah, ecco. Oh, ma come che male. Io la sento parecchio densa, quindi... vediamo se i denti riusciranno a scalfire. È proprio la barretta al cocco andata a male. Dentro senti tanti cereali. Il marshmallow, credo che sia usato come addensante a sto punto. E il caramello salato è pallido, eh. È un po' pallido. Però... l'obiettivo di sta roba credo sia darti, anche in questo caso, una trambata di energia.
Ci sta. Mamma mia, ho messo da parte due grissini per stasera, così ce li abbiamo per fare la scarpetta con i ravioli. E adesso ci vediamo a cena. Momento cena, ci abbiamo un'altra bustina, come l'esercito lituano, ravioli, cartoncino per tenere i ravioli in mano mentre si mangia, pane avanzato da prima e queste due chicche. Il mini tabasco e del formaggio da... Mettiamo i ravioli dentro e acqua. A differenza dell'esercito lituano non ci sta la clippetta, quindi faremo così. E ecco qua, senza scottarci, questi qua sono i nostri beef ravioli. Il raviolo si distingue nettamente, è piccolino e mignon, e il profumo è quello normale della pasta in scatola. Non ti fa venire fame a meno che non è un certo orario e hai fatto una certa serata. Questo qua lo dovremmo usare per metterci la bustina dentro, Gabbo. Solo che la linea d'apertura era orizzontale, quindi non so effettivamente come si faccia a inserire. Perché dovrei? No. Bello però che mi dice le cose da fare in missione per rimanere in forma. Riposati prima della tua prossima missione. E assaggiamo. Questa settimana abbiamo mangiato de peggio, eh. Così almeno senti che sono sostanziosi. Però sanno tanto le chimico e il retrogusto è un po' polveroso. Ti pare che degli acari ti stiano camminando sulla gola. Ma noi possiamo fare questo. A parte che possiamo mettere formaggio, guarda che colore, sui grissini e accompagniamo. Sa proprio dei formaggio spray, quello americano, quello orribile, cioè proprio chimico, che dentro non è manco formaggio. Come si chiamano? Cheddar cheese, qua c'è davvero. Cioè, come si chiamano le fette americane, le American slice tipo, che sono, sembrano fette di formaggio ma in realtà è roba chimica. E l'altra cosa, io sto tabasco, lo posso mettere una goccina alla volta nei ravioli. Che adesso ci avranno tutto un altro sapore. Polvere piccante, è certo, vabbè. Famo pure la scarpetta col grissino, ma adesso l'obiettivo nostro è, a parte andare a dormire stasera senza sciogliere il bagno, ma vederci domani per la colazione. Questa è la razione di oggi. Buongiorno. Ecco il pacchettino della razione lettone, razione da combattimento numero 11. Aprimo. Anche questa, come quella francese, sembra bella rifornita. Qua il pacchettino per riscaldare. Poi abbiamo un sacco di scritte lettoni, appunto, che io non so leggere. Ah, qui abbiamo biscottoni al formaggio, biscottoni all'avena, credo. Sterilozovana zeinina visedruova. Mo siamo Google Translate. Credo che siano comunque stufati. Mo scopriamo ogni cosa. Poi abbiamo albicocchino e miele. Ve prove maso ve vlastini stave. Barretta di cioccolato al tatto. Oh, mazza, marmellatine proprio di tutti i tipi. E poi, immancabili, le sardine. Vabbè, ora acchittiamo la colazione. Ti è, ho organizzato questo. Allora abbiamo il Crisper Graham, che è... abbiamo cercato tutto quanto, ecco, al mulino. Dovrebbe essere tipo il Knackerbröd, no? Quello svedese che abbiamo assaggiato a Stoccolma. Sto pane croccante di farina Graham. Poi abbiamo cioccolata, da tutte ste bustine ho estratto caffè, zucchero, due marmellatine, tovaglioli, cucchiai stuzzicadenti, salviette umidificate. E in tutte le bustine ci stanno anche bevande energizzanti. Fino a qui, ah, tutta sta roba l'abbiamo tradotta con Google Translate, che ci dice che è cieco, non lettone, non... mi sto confondendo. Knackerbröd o Crisper Graham, di farina Graham. Graham. Cosa hai fatto? Una casetta. Una casetta. Sembrava tipo truciolato, legno. Non si gioca con il cibo! Bravo, è molto simpatica. Prima cosa, mettiamo l'acqua riscaldata per il caffè istantaneo. Ero sicuro. Ero sicuro, se sì. È anche più bella di quella di prima. No! No! Prima di tutto prepariamo il nostro caffè. E mentre si squaglia, cioccolato. Quello francese ad ora non si batte. Zucchero nel caffè, che si è preparato così. Ne abbiamo bevuti di peggiori di caffè solubili, eh. Ma dai, dai, poi oggi a Roma piove, quindi una mattinata... Marmellatina al mirtillo, però che puzza di sedere di neonato. È anche molto molle, non è bella densa. Vediamo un attimo come viene sul pane. È proprio liquidina. Oh, a me il pane così piace troppo. Quanto mi piace, cavolo. Dai un morso. È proprio... non sa di niente, però proprio sento... Mamma mia. Ma che è quella faccia? Ma è terribile. Te mangi le peggio schifezze, dici che sono buone. Molto meglio degli oli americani di ieri. E l'altro ieri quando... Ridammelo, era. Non te lo meriti, ridammelo. Anche qui marmellatina, qui però fragola e miele. L'altra pure era mirtilli e miele, quindi mi piacerà il miele. Questa è già molto più buona. Sento il miele, Gabbo, sento le fragole. E lui continua a essere la cosa più buona del mondo. Che tu non ti meriti. Una bella mattinata. Sai che ti... no, davvero, sto bene. Sto bene e ci vediamo a pranzo.
Il caffè di 6 ore fa è molto buono. Pranzo! Allora, che ci abbiamo? Ci abbiamo il pane di prima, ma in versione formaggio. 3 formaggi. Gelatina al maiale. Non oso dire di maiale perché non è vero. Bevazzerone energetico. E questa cosa qui, che è spalla di maiale coi funghi. Ci conferma Google. E andiamo. Sembra molto più professionale delle altre la bustina, in questo caso, anche se come in quella americana non c'è il legaccio per chiudere. Mettiamoci l'acqua. Ah, mentivo, c'è lo scoccino per chiudere, capito? Non bello quanto quello, era quello lituano che c'aveva, sì. Acqua. Mettiamo lo scoccino, sai che c'è l'appoggio qua dentro, e aspettiamo. Mentre aspettiamo si prepari, andiamo a preparare il nostro bevazzerone. Che odore di zucchero. Hai presente il frizzi frazzi? No, Gabbo, quello che si metteva sulla lingua e scoppiettava. È proprio il frizzi frazzi. Sa di medicina. La funzione poi comunque è... Ok, e mo ci prepariamo i cracker ai 3 formaggi, uno se lo so abbattuto non si sa chi, col patè di maiale. Ti è odore di cibo dimenticato in un mobile di Ikea. Ma sa proprio di patè brutto preso al supermercato stupido. Comunque, cracker ai 3 formaggi e non ai 4 perché uno non c'è. Ma pure gli altri 3 non è che, cioè, il sapore è uguale a quello di prima. Assaggia un po' il maiale, Gabbo. Costa. Molto meglio dei crackers. Molto meglio. E eccoci qua. Avevamo letto funghi, ma a me quelle sembrano patate. Hai visto come sono bravi gli estoni che la bustina ha la carta precisa intorno? Non come gli americani che ti mettono l'apertura dei ravioli in orizzontale, ma l'orientamento del cartone in verticale e così il raviolo è... E il soldato americano stanco che torna in accampamento. Ah, adesso mi faccio la mia bella razione di ravioli e... Poi dici perché stanno sempre in guerra, sono nervosi. Assaggiamo sto mappazzone. Belli sti cucchiai di plastica comunque, mi piacciono perché sono proprio fondi. Ma sai che ti dico? Tutte queste razioni sono sempre leggermente acidule, virano proprio verso quella sensazione. Il maiale non è... è quasi gelatinoso, si sente che è conservato. Le patate hanno mantenuto anche una loro resistenza al morso, quindi piacevole. E in generale non è buono, ma non è manco cattivo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti giuro, là in fondo c'è un fungo, eh. Per il resto sapore molto di cipolla. Finimo e ci vediamo a cena. La cena. Allora, che ci abbiamo qua? Ci abbiamo un pollo alla cinese con germogli di bambù e della verdura sterilizzata e tutto. C'è proprio scritto sterilovana, che il traduttore ci dice sterilizzata. Perché scriverlo non lo so, magari così stai un attimo più sicuro pure te con la vita. Mentre cuociamo queste due cose, assaggiamo la scatoletta, le sardine in salsa di pomodoro. Vediamo un po' come sono ste sardine. In realtà, quando succedevano situazioni particolari, stavo in giro e potevo mangiare solo scatolette, una cosa del genere mi faceva innamorare. Guarda quanto è corposa la sardina, è bella cicciotta, cioè non sto a scherzare, sto a dire davvero, è... c'è del nobile. Ah, ma che vuoi dire, Gabbo? Guarda, già che non è un pappone e che è masticabile, che avverti che stai pressando qualcosa tra i denti, alzo le mani, alzo le mani. La mangerei tutti i giorni? Potendo mangiare altro? No! Però comunque, carino. Meglio del tonno prezzato se viziano in quelle scatolette brutte. Già più. Cominciamo con il pollo. Eccolo qua. Al netto dell'odore, che no, è comunque il pollo quello che ordini dal cinese. Dal cinese brutto, ovviamente. Cervello di scimmia. Ma quindi è questo che sentono i piccoli di piccione quando mamma piccione gli vomita in quella roba. Mamma mia. Il pollo è compattato. È proprio... Meno male che ci stanno le nostre verdure sterilizzate. Vediamo un po' come sono. Ecco qua. Ah, sono proprio... che gli vuoi dire? Vabbè, sono le verdure quelle della scatoletta Bonduelle. Profumo d'aceto. Però non, cioè, non si possono sbagliare le verdure. L'aceto è so 6 quintali d'aceto. Mamma mia. Senti solo sapore d'aceto. Le verdure quindi non potrebbero avere sapore. Io non lo so perché hai tutto coperto. Credo che sia sbagliato. Cioè, al netto di averlo caldo era meglio avere la scatoletta. Perché così sì, ce l'hai riscaldato. Però la scatoletta è, no? D'alluminio, è
sapore normale. Fa così schifo che pure Gabbo sta facendo la faccia così. Senti, noi ci vediamo domani a colazione, perché finita questa scatoletta, ci manca l'ultima, che è sempre un'americana. Però ne ho presa una speciale, perché è quella con... Ah, non te lo dico, c'è una sorpresa. Ci vediamo domani a colazione. Mi fa troppo ridere. Warfighter recommended. Warfighter tested. Warfighter approved. Approved! Senti, questo è il menù 40 e ti dico buongiorno così. Esercito americano. Ho preso questo qui perché dentro ci sono i taco. Warfighter approved, ma come si apre? Oh! Tiè. Sacchettina per bere, l'avevamo già vista. Sacchettina per cucinare. Pacchettini vari. Di questi pacchettini vari scopriremo dopo il contenuto, perché adesso l'unica cosa a cui pensare è la colazione. Questa razione c'ha veramente poca roba dentro. Ci siamo attrezzati per la colazione così. Ci va pure bene per colazione, ma tipo misa a pranzo lo saltiamo. Questa limonata mattutina. E questo era il nostro saccottino con cioccolato, mandorle, come... Non mi viene il nome. Tipo il porridge, hai capito? Ah no, ma ho detto una paccata. Non è tipo muesli, tipo porridge. È proprio il misto di uvetta, noci, M&M's. Arachidi. Ammazza che triste questa direzione, oh, non c'è proprio. Il misto comunque, che deve sapere? Di roba mista. È pure carino, lo mangerei al cinema. Solo che poco, perché altrimenti. Vabbè. Mo possiamo usare questo procedimento per fare la bevanda calda. Mettiamo la polverina con l'acqua qua, reazione chimica, dai. Solo che è limonata, cioè, ma perché? Ce la facciamo così per colazione. A salute tua. È la sottomarca del Gatorade che vendono al Todis. Uguale. Quindi mi piace in realtà. Perché andare a giocare a calcetto con una roba del genere ti fa sentire tipo pro, capito? Ti allacci gli scarpini, ti pieghi a allacciarli col rallenti, senti la musica poro poro dell'Europa League, stai tutto lì, entri in campo, poi perdi 84, però c'hai una narrativa in testa. Qua abbiamo pure gomme da masticare, dolcificante, zero calorie, caffè, tovagliette, la crema per il caffè, mamma mia. Ci prendiamo una gomma e ci vediamo a pranzo. Anche se mi sa che non lo so, dipende da quanta roba abbiamo. Mi sa che saltiamo la cena oggi. A parte che sono i 5, quindi stiamo facendo un cena pranzo, ma la saltiamo perché queste sono le ultime cose che avanzano nella razione. Questi 4 pacchettini adesso diventeranno delle tortillas. In realtà mi sa che avevo letto taco, però tortilla. Il concetto tanto l'hai capito. Allora, le tortillas sono già impacchettate, ma noi dobbiamo riso e fagioli e... Ah! Macinato di manzo, riscaldarli per metterli qua. Sai che vuol dire riscaldarli? Vuol dire questo. Apriamo il pacchettino e queste qua sono le nostre tortilla. Sai che? Senti, sono proprio quelle classiche confezionate, senti? Capito, mo c'hanno un altro gusto però. Apriamo il nostro macinato di manzo. Si avverte già la piccantezza. Solo che è molto macinato, è liquefatto di manzo. Prendiamo il cucchiaione, ecco qua. E qua invece abbiamo riso e fagioli. Ma quale riso e fagioli? Vorrebbe essere riso e fagioli. Mamma mia che brutto lui, oh. L'odore è proprio del formaggio andato a male, eh? Acre. E lo mettiamo qua. Ne facciamo belle gonfie perché sono solo 2 a sto punto. Se pensi che sia finito sto disagio ti sbagli, perché il malessere continua col formaggio se lo apro. Eccolo qua, il formaggio spremibile. Mamma mia, è solido. All'appetito tuo. È leggermente peggio dei fast food messicani. Cioè quei posti dove vai per avere una parvenza de mess, non è vero, te sfondi de birra e hai zero pretese sulla vita. Leggermente peggio di quelli. Cioè paradossalmente rispetto alle reazioni di sti giorni, forse è uno dei migliori. Pensa a livello quanto è infimo. Ma è bello questo piccante. Che comunque sono sicuro che se adesso do da mangiare questa gabbo mi comincia a fare buona, riprendiamola, stupenda. No, no, grazie. Sono comune. Posso? Vabbè, oh, ma è buonissimo, non è una cosa che ci sta proprio, eh. Poi sto piccante, buono. Guarda, io non lo vedo in Messico. Per me è diventato meme. Ok, è finito l'esperimento. Direi che è l'ora di fare le conclusioni. In ordine, la razione più confortevole è stata la francese. La più ricca se la giocano lettone e francese, ma direi francese. La più naturale, quindi la meno chimica, l'italiana, che era proprio casa. Le più zozze, cioè quelle che vedi proprio che sono fatte per riempite, direi proprio le americane, che erano buonissime. Erano buonissime. Menzione d'onore alla spagnola, questo ci fa capire che in realtà ogni razione c'aveva qualcosa comunque che
caruccio. Per il resto, gusti industriali, chimicacci che Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Per qualsiasi cosa, qua sotto, pratti di sfido a, come al solito. Pratti di sfido ad andare in Nicaragua a mangiare le razioni militari là. Ricordate sempre, fallo forte, fallo sempre, stammi bene. Io dopo questa settimana mi vado a spurgare perché ne ho bisogno. E ci vediamo a un prossimo video. Bella zia.